ma in realtà noi parlo del gruppo storico dei Bronquist, ma parlo anche delle persone che ho intorno a me adesso, non nasciamo come comici. Cioè, esiste per esempio una scuola milanese di persone che nascono ed immediatamente iniziano la vita dei locali, dello zeligo, cose anche, voglio dire, più piccole, immediatamente lo scopo è far ridere. Noi in realtà siamo nati da Albertazzi, Lavolonghi, cioè noi abbiamo fatto siamo conosciuti nella scuola del Reparatore dello Stabile, che era ai tempi era quanto di più paludato e classico, diciamo. In senso era poi attore di teatro, quelli che per cui nessuno di noi è nato ha mai pensato in realtà di fare il comico. Il primo che si è reso conto che era comico sono stato io, quando ho risentito la mia voce registrata e ho detto: ma io non posso pensare di fare, ma seriamente, di fare l'attore serio, l'attore giovane. In quel periodo stavo facendo l'Enrico IV di Con Albertazzi, facevo di Nolli, che è un nipote, una delle tinte più grandi, delle più grandi fregature che si possono dare ad un attore, perché quando in scena lui non c'è Enrico IV, quindi la gente ti odia perché vuole e rientra. E la prima recensione di quello spettacolo, dove c'era comunque una parte molto grande, era l'azzimato ma inascoltabile Marcello Cesena. Io gli ho detto forse, per cui cominciai a timidamente ad utilizzare la voce mia assurda negli spettacoli, e mi resi conto che c'era una risposta di divertimento dalla platea, per cui fui il primo che in qualche modo cominciò a fare il comico. Il dramma lo facevo in contesti completamente seri, cioè io in spettacoli serissimi con la Bologna arrivavo ehi! Risata non voluta da nessuno, perché non magari era la bocca del lupo, cioè una cosa assolutamente sul tormentone. Cioè è una regola proprio classica, che se tu proponi la stessa cosa 1, 2, 3, 4, 5, 100 volte, a un certo punto la gente ride e diventa una cosa che, per quanto è una cazzata, comunque piace. Non so perché di questa cosa, credo sia proprio una cosa compulsiva che lavora su parte del cervello sconosciuta, però di fatto è così.